Una soluzione e una prescrizione. Maria Giovanna Piva, dopo 32 udienze, abbandona la smorfia di preoccupazione e accenna un sorriso. È finita? Sì. Non è detto si spera, che sia finito. Perlomeno questo atto. Mi pare una sentenza estremamente corretta dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della ricostruzione dei fatti. Naturalmente dovremo leggere la motivazione per dire di più. Al momento credo che sia tutto quello che io possa dire. Assolto l'architetto Turato. Sicuramente è stato positivo l'esito, insomma, null'altro da aggiungere. Ringrazio i miei avvocati, ringrazio i giudici che hanno tenuto conto di quelle che erano le situazioni, quelle che erano le verità. Lei non è mancato ad un'udienza? Qualcuno sono mancato, però sono venuto praticamente in tutte le udienze in cui in qualche modo c'era un qualcosa che poteva riguardarmi, sono venuto. Prosciolta totalmente Lia Sartori. Si parla in un capo di imputazione, quello del finanziamento in bianco, del fatto che il reato contestato non costituisce reato, mentre per il finanziamento in nero, perché il fatto non sussiste. Quindi una soluzione piena, senza la prescrizione, che ridà totale legittimità anche politica ad un soggetto che ha avuto solo ed esclusivamente danni gravissimi da questa vicenda. Il processo è stato un processo sereno, fatto da un tribunale assolutamente autorevole che ha fatto emergere la verità dei fatti così come si sono svolti. Insoddisfatto per l'esito illegale di Erasmo 5, condannato con Matteoli a 4 anni alla confisca di quasi 10 milioni di euro. Come valuta questa sentenza? Ma è una sentenza che personalmente non condivido, ritengo che sia sbagliata, ma resta la curiosità di leggere quelle che saranno le motivazioni che il Tribunale redigerà, dopodiché sicuramente ricorreremo in appello. Assoluzione e prescrizione per l'ex sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. L'ex sindaco è stato prosciolto per prescrizione. Da un capo, dall'altro capo invece perché il fatto non costituisce reato. Sì, non siamo contentissimi perché noi siamo convinti che invece le dazioni in contanti che sono oggetto del capo di imputazione dichiarato prescritto, noi riteniamo che non siano state date, non siano state prese, lo abbiamo difeso, lo abbiamo detto, documentato, valuteremo. Un eventuale ricorso? Vedremo. In aula anche i non AV che chiosano così. Noi siamo contenti che sia venuto finalmente il deciso che c'è stata una grande corruzione, lo sapevamo, lo avevamo detto, oggi assolutamente inoppugnabile. Ma al di là di questo, noi sosteniamo che se il MOSE è potuto partire e si ha avuto bisogno di una corruzione così grande come non c'è stata mai in Italia, era perché quel progetto era un progetto che non poteva essere approvato.